Teresa Ciglia è la donna del momento per tutte le ragazze appassionate della cronaca rosa e dell'universo che ruota intorno a uomini e donne e Maria De Filippi. Dopo aver fatto la corteggiatrice e, successivamente, la tentatrice nella prima seguitissima edizione di Temptation Island, Teresa è adesso protagonista a uomini e donne nelle vesti di tronista. E da quando è salita sul trono si è svelata una cosa che lei in passato ha sempre tenuto nascosto, una malattia molto difficile che l'ha segnata e che ha fatto crescere un momento di insicurezza e dolore, dovuto dalla scomparsa prematura di suo padre. Teresa Ciglia, la tronista di uomini e donne che ha sofferto molto nella sua vita, ma che è riuscita a superare un male che non è più incurabile. Il cancro si può sconfiggere, adesso lei è orgogliosa e fiera di poterlo gridare e da 27 anni in TV ha la possibilità di diventare un grande spot e sostegno per tutte le donne che soffrono o che hanno sofferto del male che lei è riuscita a sconfiggere. Molto spesso ci si nasconde nel dolore e nella vergogna ed è invece un comportamento, sì comprensibile, ma sbagliato. Non bisogna mai gettare la spugna. In televisione sono stata sempre vaga, perché per i ragazzi è difficile capire quello che ho potuto passare. 3 anni fa ho avuto un tumore all'utero, ma adesso sono guarita. Il cancro si può sconfiggere. Attualmente Teresa è divisa tra due corteggiatori, dopo il forfè di Alessio. In pole position ci sono il ballerino Fabio ed il calciatore Salvatore. Riusciranno ad essere un'occasione per la sua rinascita definitiva? Riusciranno a comprenderla e ad amarla? Chi se ne frega.